fumettista da 7 anni, ho frequentato la scuola del fumetto di Milano, una passione che ho fin da piccolo, ho sempre disegnato e poi ci sono state, diciamo, varie deviazioni perché il fumetto non ti dà da mangiare, il fumetto ti porta sulla cattiva strada. C'era anche chi mi diceva poi finisci a fare i porno, mi diceva queste cose qua, però alla fine dopo aver intrapreso malamente 1 mese e mezzo in ingegneria al Politecnico ho deciso di seguire quello che volevo fare fin dall'inizio. Sono sempre stato anche una persona molto timida, quindi avere un mezzo di comunicazione che non fosse solo la parola è stato anche utile da quel punto di vista, perché io potevo dire quello che volevo dire, però tramite immagini, sostanzialmente sequenze di immagini. Questo aspetto mi ha sempre affascinato molto, soprattutto penso di averlo coltivato nei primi anni della scuola, dove non riuscivo bene a stringere amicizie, cose del genere, quindi diventava un po' un rifugio. Poi pian piano il rifugio è diventato casa. È diventato semplicemente un posto accogliente, non più un modo per scappare dal mondo. Io penso sia un mezzo di comunicazione fantastico perché, cioè perché non la letteratura o il cinema? Sono tutti, mezzi per comunicare qualcosa, che può essere qualcosa di qualsiasi tipo, dal tema più complesso a quello più semplice e giocoso. La parte che mi affascina è che ha la particolarità di unire sia immagine che testo, e è come avere un cinema su carta, sostanzialmente. Per quanto riguarda successi e insuccessi, posso dire di essere molto contento di quello che sto facendo ora, perché sono riuscito a creare assieme ad altri ragazzi una casa di autoproduzione che si chiama Gattacornia Comics. Mi sta dando l'occasione di stampare i fumetti come li voglio fare io, che sembra un po' una cosa narcisistica, però comunque fin da piccolo diciamo che ho iniziato a voler fare questo lavoro anche per potermi permettere di fare quello che dicevo io sostanzialmente a livello di disegno. Io volevo il fumetto fatto in questo modo qua e adesso mi sto dando l'occasione di farlo. Non porta chissà che tipo di guadagno, infatti mi devo anche arrangiare con altri lavori, quindi magari prendo dei lavori su commissione. Nel weekend invece faccio un altro tipo di lavoro part-time, che però comunque un po' inerente, perché sono riuscito per fortuna a trovare, cioè ho avuto questa fortuna qui di trovare un posto in una fumetteria, quindi c'è sempre comunque a contatto con quel mondo lì dove mi posso documentare e conoscere molte cose. È comunque un processo che richiede molta fatica, però si fa se è quello che si vuole fare nella vita. La cosa che penso io è che sia molto difficile entrare a lavorare in campo artistico, non sempre, perché poi ovviamente dipende anche dal talento individuale, però questa cosa è anche un grosso stimolo, soprattutto per chi decide di fare di questa professione un percorso di vita. Quindi è una costante ricerca di miglioramento. Diciamo che tutte le porte in faccia, per quanto mi riguarda, diventano anche nuovi stimoli nel cercare di migliorarsi sempre di più. Niente, continuerò sicuramente a fare questo lavoro e a supportarlo in ogni modo possibile. Cioè, se c'è da farmi 2 part-time per riuscire a permettermi ancora di stamparmi le mie copie da vendere, lo faccio, nel senso che per quello le energie non mi mancheranno mai. Spero di riuscire anche ad avvicinarmi un po' di più al mondo dell'editoria e quindi di iniziare a vivere anche di fumetto, che è sempre un po' un'incognita. E ovviamente continuerò a cercare di sfruttare la mia manualità anche in altri tipi di lavoro che lo richiedono.